per me è una partita come l'altra, certo che la partita che viene dopo la Juventus è praticamente ci sono gli stessi stimoli da parte mia, di cercare di fare buona figura. A parte che c'è amici alla Roma, amici alla Lazio, quindi visto che ci vivo da 25 anni. Va bene, noi speriamo che diventa difficile anche quella di domani. Ma io spero che i giocatori hanno la voglia di dimostrare contro la grande squadra che sanno anche loro qualche cosa. Poi come affrontarlo non è facile. Ma io spero che ci riesce bene in fase difensiva. Ma io penso che la Roma può essere allenata da chiunque, visto valore dei giocatori. No, a parte che il mio rapporto, lo stimo sempre, ci sentiamo ogni tanto. Quindi il rapporto rimane sempre buono. Poi il discorso che di sentirsi appoggio, lui forse potrà dare appoggio a qualcuno quando diventerà dirigente da giocatore, non ha influenza. No, io con i nemici non parlo in settimana. E per me non ce l'ha, nel senso che, a parte che non so con che formazione si presenta, però. C'è poco da fare, dobbiamo cercare di obbligare a fargli qualche errore, lo possiamo fare solo noi. No, è difficile per tutte e due, poi la Lazio si ricorda ultimo derby, positivo, e penso che riproporrà lo stesso schieramento, lo stesso atteggiamento. Ma anche lì sto discorso di mancato feeling. Non c'è stato mancato figlio. Io mi aspettavo da lui alcune cose che lui non è riuscito a fare in quel campionato. Non so se più per problemi sul campo o per problemi fuori campo. Non ho mai saputo. Però sicuramente non ha reso da quello che si aspettava. Non potrebbe. Per me lui è uno di Roma. E non tradisce mai la sua squadra. Vabbè, io lo conosco, per me, ripeto Concetto, per me è stato il più grande giocatore che ho avuto, che ho visto da vicino. E quindi secondo me se vuole continuare vuol dire che si sente all'altezza. Io capisco che la situazione di oggi ci può levare la voglia, però lui ama pallone, ama calcio. E quindi se la sente è giusto che continua, se non se la sente. Alla Roma, visto che lui gioca a Roma. Vabbè, ma è sempre lì, io l'ho fatto spesso contro le squadre che ritenevo più forti. Di solito poi noi giochiamo contro 4-5-1, quell'uno davanti mi servirebbe più per marcare in fase difensiva mediano loro, regista loro. E aspettatevi una partita. Io ripeto, io spesso giocavo con tipo 4-5-1 contro queste squadre, che poi il problema è di ripartire, di mettere in difficoltà la difesa partendo da più lontano. Ma io non voglio fare i percentuali. Io dico, non è mia squadra costruita, quindi sono io che mi devo adattare e anche loro si devono adattare a me, vedendo calcio un po' diverso, da parte mia e da parte loro. E io lo spero, io lo spero, perché noi in fase offensiva abbiamo fatto poco, a parte la prima partita con Genoa. Il discorso che magari con la Juve
abbiamo giocato tre palloni dentro area avversaria. Noi ci alleniamo, io mi sforzo di mandarli dentro area, ma io ho attaccanti che ci piace più costruire che attaccare la porta. Ne parliamo più tardi, dopo. Oggi è presto, perché i movimenti di mercato non dipendono sempre dagli allenatori. È bella domanda. Bisogna vedere, magari lo dicono perché lo devono dire. Perché se uno dice io me ne voglio andare, già si è tagliato da solo, no? E io li devo sfruttare fino alla fine con noi. Dall'altra parte si trovano bene loro, mi vorrei trovare bene anch'io, però non ci si riesce visto i risultati finora ottenuti. Non voglio fare nomi, io spero che tutti vogliono fare il meglio possibile, poi mi rendo conto che non a tutti riesce. No, io lavoro per Pescara e dico a Pescara, alla gente di Pescara oggi, poi è vero che alla Roma c'ho tanti amici, però senza dedica. Io non ho le rivincite da fare, io ripeto, io sono stato bene, magari non ho avuto tanti problemi io quanto la dirigenza. Con lei? E con chi? Con la squadra. Con me.